Ciao a tutto il popolo QSC e buona festa della Liberazione. Manca pochissimo l'inizio di Atalanta-Fiorentina, semifinale di Coppa Italia, però adesso vi parlo prima di tutto dell'altra semifinale, Milan-Lazio. Allora, per quanto riguarda Milan-Lazio, c'è un utente che sta facendo il processo di ammissione, aveva giocato l'1X e mi ha chiesto se potevo analizzare questo match per capire dove ha sbagliato. In genere le sessioni domande e risposte le faccio il martedì, però oggi comunque volevo analizzare una partita e anticipo la risposta a questa domanda. Allora, Milan-Lazio in realtà l'abbiamo vista ieri perché il mitico sorpasso è riuscito a ottenere la maglietta tramite la promozione di pronostico.it e aveva giocato proprio l'under 3,5. Non solo, l'under 3,5 è anche il pronostico ufficiale di pronostico.it che è uscito ieri, e non solo, anche io ho giocato l'under e ho fatto un profitto di 1,04. Tanto che ci siamo, vi faccio vedere anche il mio trend. Allora, quindi anche ieri ho vinto. Vi faccio notare che il 23 non ho giocato, quindi ho fatto un altro giorno di pausa. E qui la cassa adesso sta a 84. Ricordo che sono partito il 27 marzo con una cassa di 50 euro. E sto giocando non tutti i giorni perché se vedete qui, che ne so, manca il 1 aprile, oppure manca l'8, il 9 aprile, manca l'11, il 12 aprile, manca il 14, il 15, il 16, il 17, il 18, 19, mancano 8 giorni di aprile, quindi praticamente sono circa metà giorni, però la cassa sta andando molto bene perché è passata da 50 a 84 seguendo il metodo QSC. E le cose insomma stanno andando alla grande, però ricordo sempre che non sono contento finché non farò un prelievo che sarà superiore al mio deposito. Questo era per fare un aggiornamento dell'andamento dei miei pronostici, o meglio, in questo caso del modulo performance. Allora, vediamo Milan-Lazio perché era da under. Probabilità di vincita 34%, 34%, equilibrio. Non è possibile indicare un 1x2. Però è possibile determinare un under. Stato di forma, anche in questo caso under. Precedenti storici, guardate, ci sono nelle ultime partite molti no goal, addirittura ci sono 4 no goal su 5, ci sono 3-0-0 nelle ultime 5, però i dati vanno presi nell'insieme. E che cos'è la costante? La costante è l'under, perché abbiamo solo 2 over e tutto il resto sono under 2,5. Quindi a maggior ragione eventualmente un under 3,5. Mentre il no goal, anche se ci sono stati molti no goal verso la fine, ce ne sono al 50%, 1, 2, 3, 4 e 5, quindi 5 su 10. Le statistiche in casa del Milan parlano di una squadra che sta andando abbastanza bene perché, come vedete, ha fatto 3 vittorie e una sola sconfitta. Quella sconfitta l'ha fatta con un solo gol di scarto, però notate bene che anche le vittorie, due delle tre vittorie, l'ha fatta con un solo gol di scarto. Questo indica sempre una situazione in cui non è che vince in maniera convinta questa squadra. È anche questo un elemento di pericolo verso un 1-1x. L'altra cosa è che l'under-over del Milan tende più, la situazione generale tende più all'under. Per quanto riguarda le statistiche in trasferta della Lazio, è una squadra che non riesce a vincere perché ha vinto una volta sola, però assomiglia, anche se più in verso negativo, alla situazione del Milan. Perché? Perché quando ha perso comunque, a parte in un caso, ha perso con un gol di scarto 1-0, 1-0, e quando ha vinto 0-1. Quindi praticamente abbiamo due squadre che non sono verde-verde. Perché non sono, però hanno dei numeri fortemente da under. Guardate, per esempio, gli under della Lazio, le barre della Lazio sono un po' forti da under. Ci sono molti no goal perché tra le due squadre abbiamo 3 no goal in casa del Milan e 4 fuori casa della Lazio. Sostanzialmente abbiamo un continuo rimando agli under, 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 e il match è da under. L'unico elemento che poteva essere da over è questo qui. Che sarebbe statistica e gol, perché 1,6, 0,4 c'è un dislivello, però 0,4 comunque c'è una squadra che ha difficoltà a segnare, quindi che cosa significa? Significa che per un over i gol dovrebbero andare tutti da una parte, cioè dovrebbe essere il Milan vincere 2-0 idealmente, però abbiamo visto che il Milan ha proprio difficoltà a vincere,
ha fatto tre vittorie, le due che ha fatto le ha fatte per 1-0. Quindi anche qui ritorna una situazione quantomeno da no goal. Il no goal era una soluzione da prendere in considerazione, ma l'under per adesso è molto più solido. Vediamo anche per completezza di informazioni i grafici. Naturalmente mi sposto su visualizza le quote pre-match del sito quotebettingexchange.com e come vedete abbiamo una X alta che può far pensare a un banca X e tra poco ne parlo. Le due linee non sono molto lontane tra di loro, quindi ribadisce una soluzione di under. Ci sono degli incroci, quasi un inizio di DNA dopo, ma non ci interessa perché vanno dopo il 60° minuto. Queste cose, per chi non conosce il libro, sono magari cose complicate, ma in realtà basta acquistare il libro Quote Scommesse Calcio e tutte queste cose ci sono scritte per bene. Leggetelo, leggetelo e rileggetelo finché non memorizzate queste cose. In sostanza, questo match era assolutamente da under. Si poteva considerare un banca X? Secondo me no, vi spiego perché. Allora, se prendiamo le quote, il banca X sarebbe perfetto perché 2,88, 2,84, 3,3, cioè che volete di più, a livello di quote era perfetto. Ma non era buono il banca X perché abbiamo visto che c'erano molti no goal. Se questo match fosse finito di nuovo 0-0, non sarebbe stata una sorpresa, poteva benissimo finire 0-0. L'unico elemento che poteva giustificare un over era statistica e gol, ma vi ho fatto vedere che comunque 1,6-0,4 non è che era proprio forte, forte, forte. E l'altra cosa era il banca X alto, ma il banca X alto può indicare un banca X, cioè una X alta può indicare un banca X, cosa che poi c'è stata, ma non serve solo quello, servono altri elementi, cioè ci doveva essere almeno un altro indicatore che doveva darci la presenza di gol. E invece, di fatto, tutta la scheda, tutti gli indicatori indicavano under. Quindi il pronostico migliore per questo match era sicuramente l'under 3,5, che è stato quello, diciamo, che ha tutelato un po' più gli utenti. Però secondo me era un ottimo under 2,5, come tra l'altro ho fatto vedere il giorno precedente, ho fatto un bel under 2,5 io. Si poteva anche giocare il no goal eventualmente, però il no goal era più debole rispetto all'under, perché nei precedenti storici l'under comunque c'era 8 su 10 e il no goal c'era 5 su 10. Quindi under 2,5, under 3,5 è un pochino sotto il no goal, di sicuro non il banca X per questo match, anche se poi il risultato vincente non era una buona scelta. Allora, questo è tutto, però questo era il pronostico migliore da fare. L'utente però che mi ha scritto ha detto io ho giocato l'1x, dove ho sbagliato? Hai sbagliato che dovresti rileggere per bene il libro nella sezione che parlo degli 1x e comunque negli altri capitoli successivi dove spiego che in situazioni da under giocare un 1x è pericoloso perché qualora, come è successo in questo caso, segni la squadra ospite, è difficile poi ribaltare la partita. Perché? Perché se la partita è da under e si parte con 0-1, è difficile che arrivi al 2-1, anzi, tecnicamente è impossibile, perché un under 2,5 non può, se segna prima l'ospite, non si può ribaltare la partita. Al massimo finisce 1-1, quindi al massimo ti entra la X, ma non ti entra l'1. Quindi giocare un 1X in situazioni da under è pericoloso. Ora, vediamolo un attimo, tu potevi considerare l'ipotesi di un 1x se teniamo conto che per esempio il Milan aveva perso una sola partita con difficoltà e la Lazio invece aveva vinto solo una partita. Però prima ho spiegato che comunque queste vittorie del Milan e queste sconfitte della Lazio sono sempre arrivate molto molto risicate e quindi sempre in un sottile equilibrio, basta un gol per cambiare, cioè, non c'è la squadra che vince in maniera decisa. Il Milan, se vinceva in maniera più decisa, allora magari avevi più convinzione verso un 1x. E poi l'altro problema è che gli altri indicatori da 1x quali sono? A parte la situazione generale delle statistiche in casa della squadra di casa e le statistiche fuori casa della squadra ospite, quali sono gli altri elementi da 1x? Non li vedo perché le probabilità di vincita non sono da 1x, lo stato di forma non è da 1x. Vediamo qui nei precedenti storici,
Nei precedenti storici c'era l'1x, ma mi sembra che è l'unico elemento. Poi c'era questa situazione generale da 1x, ok, ma abbiamo solo in due indicatori dei tanti. Questo abbiamo detto che non possiamo usarlo per fare un 1x, ma dobbiamo usarlo solo per gli under over. E per quanto riguarda i grafici, non hai una situazione in cui per esempio l'1 scendeva o il 2 saliva. Anzi, semmai c'era l'1 del Milan che saliva un pochino, se proprio vogliamo essere pignoli, però sostanzialmente le quote erano equilibrate, non c'era una situazione di mercato che diceva no, il Milan dovrebbe vincere o comunque fare risultato positivo. E quindi sostanzialmente il messaggio importante è: non c'era la situazione da 1x in generale ed era molto più forte quella degli under, eventualmente in maniera più debole quella dei no goal. Ma giocare un 1x, anche se ci fossero state le condizioni, quando c'è anche una situazione da under, è pericoloso. Conviene eventualmente scegliere o l'under oppure semplicemente non fidarsi e fare un no bet. Questo è tutto, complimenti ancora a Simone Sorpasso, speriamo che sia un segno del destino che il giorno prima della semifinale Atalanta-Fiorentina è arrivato il primo utente che ha ottenuto la maglietta originale della propria squadra del cuore tramite la promozione pronostico.it. Maglia della Fiorentina, speriamo che la puoi usare molto, magari anche allo Stadio Olimpico. Vediamo, una finale Lazio-Fiorentina sarebbe stupenda, che sicuramente quantomeno possiamo organizzare un'uscita con Luca Walcamp, che tra l'altro stasera vedrà la partita con me, tiferà naturalmente Fiorentina, ma credo che tifi Fiorentina perché sa che l'Atalanta in questo momento è più forte, quindi conviene alla Lazio che ci sia la Fiorentina in finale. Quindi ragazzi, che dire, fate il tifo per questa Fiorentina che non vince più, magari per la legge dei grandi numeri oggi vincerà, speriamo, e se perderà, amen. L'importante è ricordarsi sempre che il calcio è un gioco, così come le scommesse sono un gioco e devono essere sempre utilizzate con moderazione. Ciao a tutti, buon divertimento e a presto.